Noi abbiamo già messo una serie di risorse in campo, ovviamente non è un momento florido per le casse di un'amministrazione regionale, soprattutto dopo ovviamente, una campagna elettorale di chi ha gestito, ovviamente pensando a un risultato di questa natura. Noi abbiamo messo delle risorse che oggi stiamo destinando ai comuni di tutta la Calabria. Qui c'è un problema che investe la Piana di Gioia Tauro, ma investe Tirreno Cosentino, investe la zona del Vibonese, che è una zona dove si sviluppano iniziative imprenditoriali nel campo del turismo che sono di grande interesse per la nostra regione in termini di attrazione. Ci sono delle situazioni di grande emergenza anche su Crotone, su Reggio Calabria, quindi c'è un problema serio che investe tutta la regione, nelle alluvioni delle ultime settimane. I danni ad oggi sono ovviamente lievitati rispetto agli ultimi giorni, abbiamo qualcosa rispetto ai dati che arrivano dalle province, dai singoli comuni che si aggira intorno ai 500 milioni di euro, c'è bisogno di realizzare interventi e di essere tempestivi. Continuo a ribadire che noi stiamo studiando e interveniamo laddove ovviamente l'emergenza ci spinge a intervenire, cercando di essere da supporto, ma nel frattempo abbiamo avviato già da diversi mesi all'atto del nostro insediamento la realizzazione di un piano di interventi mirato ovviamente a ridurre i rischi, perché dobbiamo garantire ai cittadini la possibilità di vivere tranquillamente in questo nostro territorio. Allora questo ovviamente significa investimento di risorse comunitarie, di risorse nazionali che speriamo possano anche arrivare a breve ed essere, diciamo così, di ausilio a quelle che noi abbiamo messo in campo in queste ore. Soprattutto abbiamo un problema di natura diversa rispetto ad altre parti del territorio nazionale. Da noi c'è la difficoltà, non soltanto il mondo imprenditoriale subisce questo tipo di intervento, ma ci sono diverse famiglie sfollate, centinaia e centinaia di famiglie, messo quindi a repentaglio ovviamente il regolare svolgimento delle attività all'interno delle nostre comunità, le strade, i ponti, c'è una situazione difficilissima, ovviamente siamo qui per cercare di garantire la continuità per dare sicuramente delle attività e ovviamente garantire il naturale svolgimento all'interno delle singole comunità. Al momento si sono distanziati a quanto ammontano? Ma noi abbiamo messo in campo proprio in queste ore 8 milioni di euro, più tutti gli interventi che abbiamo fatto in questi giorni, pensate appunto dall'impegno straordinario della Protezione Civile che sta dimostrando grande professionalità e grande impegno sul territorio.